Le ultime parole dell'intervista con Giancarlo De Carlo erano abbastanza pessimiste. De Carlo si rendeva conto negli anni in cui abbiamo fatto il libro e l'intervista, alla fine degli anni 90, che il suo modo di intendere l'architettura, il suo modo di fare architettura, in quel momento non era sicuramente uno dei filoni principali. E lui aveva lottato da tempo contro il postmoderno, aveva lottato contro gli archistar, contro questa nuova figura di architetto che si era delineata soprattutto alla fine degli anni 90 e si sentiva un isolato. Penso che oggi sarebbe un po' più soddisfatto perché il pensiero di De Carlo e la sua opera è stata molto rivalutata negli ultimi anni e questo è anche il motivo della ristampa di questo libro che era uscito nel 2001. Ci sono stati tanti piccoli segni che hanno fatto cambiare direzione anche nel mondo dell'architettura. Ci sono stati conferenze su De Carlo, passeggiate sui luoghi di Carleano organizzate ad Urbino. E anche architetti che in qualche modo hanno ripreso, più che l'opera in senso architettonico di De Carlo, le sue idee sull'architettura, il suo metodo, il suo modo di fare architettura, partendo dalla partecipazione e ancora di più forse su quello che lui chiamerà progetto tentativo, che sai che è forse la sua elaborazione finale sull'architettura partecipata. Mi vengono in mente gruppi, forse non in Italia, ma abbastanza, diciamo, di moda oggi come il gruppo Elemental in Sud America o come il gruppo Agua Arquitectos spagnolo, che prendono proprio direttamente, anche citando alcune intuizioni di De Carlo, partendo dall'autocostruzione di Rimini, a alcune forme di partecipazione. Forse in Italia ci sono meno architetti che si rifanno nella loro metodologia progettuale a De Carlo. De Carlo non ha lasciato dei De Carliani, dei De Carlisti, come li chiamava lui. Non ci sono architetti che possono progettare alla maniera di De Carlo perché De Carlo non ha mai avuto una maniera. Davanti ad ogni opera, ad ogni progetto, la sua risposta era ed è stata diversa. E ci si può ispirare ancora oggi sicuramente, soprattutto proprio al metodo di De Carlo, non all'architettura de Carliano.